Questa roba è incomprensibile per Cesare Ottaviano Augusto, per le teste le tagliava senza tante storie. Non è che era più buono, le tagliava ma non si faceva tanti problemi. Pericle aveva i suoi nemici politici, ma non la metteva in termini di verità contro ideologia. Nella modernità siamo costretti a fare così. Costretti. Non possiamo più dire tu sei eretico, perché tipo, rispetto a che cosa? Non c'è più niente rispetto a cui essere eretici. E allora che cosa nasce così? Beh, nasce la società civile. Che cos'è la società civile? È quella dimensione di esistenza concreta che non sente più se stessa, interna a un ordine politico. Cioè, è la morte della societas civilis sive politica, che è la società di antico regime, cioè è la società che è intrinsecamente politica, in cui è la società corporata, la società anche gerarchizzata. È la società in cui l'agire dello Stato è immediatamente agire politico. È la società di polizia in cui lo Stato si prende cura del corpo suo proprio quando si prende cura della società. Qui c'è una società che si svincola a strattoni, non voglio più essere il tuo corpo. Non voglio più essere societas civilis sive politiche, voglio essere società civile e basta. Questo, tra l'altro, nasce anche dal continuo lavoro di riforma fatto dallo stesso Stato sulla società, allo scopo di rafforzarla, allo scopo di potenza statale, allo scopo di rafforzarla. A un certo punto si è rivolta contro lo Stato stesso, o perché questo lavoro è troppo efficiente, o perché diventa inefficiente e lo Stato manda il segnale: vorrei occuparmi di te, ma non ci riesco, riesco soltanto a sfruttarti. Cioè, c'è una separazione tra lo Stato e la società. La rivoluzione francese è la società armata contro lo Stato, che dice: caro Stato, non sono più la tua figliola, non sono una parte di te. Sono un'altra cosa. Adesso ti taglio la testa, a te e a tutti gli amici tuoi, e poi prendo degli amici miei e li metto lì, che tanto quel posto lì è un posto diverso dalla società. E almeno ci metto. No, non voglio più essere figlia dello Stato. Ci metto qualcuno dei miei e gli mando io delle istruzioni. Non è il mandato imperativo, gli mando io un sapere adeguato, gli do io la cornice, cioè l'idea di fondo, e ti do io il sapere adeguato. E poche storie, basta con la teologia politica, adesso comincia quelle cose che sono cominciate grazie a te, caro Stato assoluto, la statistica, la polizia, tutte queste cose qui, ma adesso le decido io, le faccio io, adeguate a me stessa, io conosco me stessa, io governo me stessa, la società che si autogoverna, questa è la modernità. Certo, sviluppando, portando fuori da sé una struttura che si chiama Stato, certamente abitata da persone addestrate nella società a governare la società, a governarla, a fare il suo bene senza alcuna pretesa organicistica. Questa è l'ideologia moderna e questo è il ruolo dell'ideologia, cioè fondare, essere l'insieme dei saperi grazie ai quali una società fa a meno dell'autorità. Perché ciò esista. È necessario che ci siano dei movimenti storici per cui l'autorità viene spezzata e la paternità venga interrotta e la società possa dire: beh, io sono qui, mi do i miei governanti. Poi
Se la società è fatta di 100.000 borghesi, si daranno dei governanti che nascono da 100.000 voti. Se poi questa cosa si allarga, certo, e allora sarà la lotta per la democrazia, ma come no? Cioè, non nasce tutto subito, ma quello che nasce subito è il fatto che l'ideologia diventa lo strumento necessario grazie al quale una società pensa politicamente se stessa. Strumento necessario grazie al quale una società pensa politicamente se stessa. Non si fa pensare dallo Stato, pensa lo Stato, pensa la politica. C'è una differenza enorme, perché questo vuol dire che quella società ne può pensare tanti di modi attraverso i quali essa vuole essere governata, e lo farà, perché quella società nasce nel vuoto dell'essere e soprattutto nasce antagonistica, perché la stanno facendo i borghesi, e i borghesi non sono i proletari, e non sono i contadini, e non sono i preti, e non sono tutto quello che volete voi. Cioè, in questo modo il pluralismo delle ideologie è garantito. C'è la mancanza del fondamento ontologico e per di più la società complessa e antagonistica del capitalismo, lo Stato che non è più il padre della società, è uno strumento della società, sì, ma di quale società? Di quella dei capitalisti e di quella dei lavoratori. Ciascuno di essi si produce un'ideologia, un'idea di società e di Stato e la proietta e vediamo chi vince. E questo non è Pericle, questo non è Ottaviano Augusto, che combattevano e vincevano senza alcun bisogno di mobilitare idee.